Il pannello di fatturazione elettronica ti permette di salvare in anagrafica pubbliche amministrazioni. Dopo l'inserimento potrai selezionarle durante la creazione della tua fattura. Per registrarle, apri il menu Anagrafiche, Clienti, quindi clicca su Aggiungi nuovo in alto a destra. Scegli Pubblica amministrazione. Se la PA è già presente nell'indice delle pubbliche amministrazioni, IPA, imposta uno o più filtri di ricerca per trovarla. Potrai digitare un dato a scelta tra codice univoco ufficio e denominazione cliente, cioè il nome completo dell'ente o della PA. Se lo desideri, imposta altri filtri di ricerca tra quelli visibili nel menu a tendina, seleziona filtro, ad esempio comune. Per popolare ulteriori campi, clicca su Aggiungi filtri, per rimuoverli su Annulla filtri. Clicca su Ricerca per ricercare la PA. Il sistema restituisce i risultati in base ai criteri impostati. Seleziona la PA che desideri per aggiungerla automaticamente tra quelle censite in anagrafica. Se vuoi registrare una PA che non riesci a trovare tramite la ricerca nell'IPA, scegli Inserimento nuova PA cliente e digita il codice fiscale dell'ente. Il sistema verifica il codice fiscale inserito. Se è presente nell'IPA, si visualizza la PA corrispondente. Per censirla, ti basterà cliccare su Seleziona. Se il codice fiscale non è censito nell'IPA, visualizzerai l'elenco dei campi da compilare per il censimento. Codice cliente è un campo opzionale ed identifica i codici attribuiti ad un ente o a una PA. Su dati anagrafici indica la denominazione, cioè il nome completo dell'ente o della PA. Su dati fiscali inserisci la partita IVA. Il campo codice fiscale è precompilato con il dato che hai indicato in fase di ricerca. Su sede fatturazione compila i campi relativi alla sede legale della PA. Il riferimento destinatario indica il codice univoco ufficio della PA. Poiché il codice fiscale dell'ente non è censito su IPA, lo vedrai precompilato con 999999. Su Contatti inserisci, se vuoi, un indirizzo email valido e funzionante e un numero di telefono. Inoltre, da questo stesso form puoi inserire il riferimento amministrazione, campo da utilizzare per inserire un eventuale riferimento ritenuto utile per il destinatario della fattura al fine di agevolare il trattamento automatico del documento da parte di chi lo riceve. Normalmente è richiesta la compilazione soltanto da parte di alcuni enti pubblici, come ad esempio l'INPS. Su dati aggiuntivi puoi inserire, se necessario, i dati predefiniti da utilizzare per i pagamenti ricevuti da questo cliente. Il beneficiario, il metodo di pagamento, le condizioni di pagamento, l'eventuale banca. Clicca su Salva. La PA è aggiunta in anagrafica e puoi eliminarla o modificare una o più voci inserite. Puoi inserire una PA in anagrafica anche mentre crei la tua fattura. Scegli su Tipo cliente PA e poi Aggiungi nuovo cliente. Le modalità di censimento sono le stesse già indicate per il menu Anagrafiche. Dopo l'inserimento della PA cliente, potrai continuare con la creazione della fattura seguendo i video dedicati alla creazione fattura smart.